se io fossi rimasto immobile nella mia postazione, quel proiettile poteva essere il mio. Fidene, periferia nord di Roma. Un ladro a volto coperto, armato di pistola, entra in questa farmacia. Mi ha intimato di dargli i soldi, e anche quelli del cassetto. Sono momenti di tensione, ci sono anche dei clienti. Sono diventato un pezzo di ghiaccio e ho cercato di mantenere quanto più lucido possibile, rimanere lucido possibile. A quel punto entrano due carabinieri in borghese che cercano di bloccare il ladro. Ne nasce una sparatoria. Mi sono dirottato verso la parte estrema del banco e mi sono rifugiato io e la mia collega esattamente dietro a questo modulo del bancone, accucciato qua sotto perché volevo raggiungere l'ufficio. Quando sono uscito ho trovato il maresciallo qui a terra, poverino che sanguinava, rapinatore da questo lato e il carabiniere donna che lo teneva sotto tiro. Hai perso la tranquillità che avevi sul posto di lavoro. Così certo non si può andare avanti.